Aspiranti medici in trincea, o meglio tra i banchi dell'Ateneo Salernitano, per l'atteso giorno delle prove di ammissione con i test d'ingresso alla facoltà di medicina. Un suono della campanella particolare, unico in tutta Italia, alle ore 11 per rispondere con un tempo massimo di 2 ore ad 80 domande, 1.600 aspiranti in corsa, con la possibilità per uno ogni 8 di aggiudicarsi i posti disponibili nell'Ateneo di Fisciano, superando almeno 43 di punteggio, come ha tenuto a sottolineare questa mattina il rettore dell'Ateneo Salernitano Raimondo Pasquino. Per i neodiplomati quest'anno qualche possibilità in più, ha detto il magnifico rettore collegato in videoconferenza con 30 aule dell'Ateneo dove erano ospitati i candidati per i test di selezione, perché non ci saranno più graduatorie per ogni singolo Ateneo, ma un'unica graduatoria stilata sulla scorta di aggregazioni territoriali. Sì, c'è la graduatoria unica regionale, quindi diciamo che il rapporto 1 a 8 è lo stesso degli altri anni e la possibilità eventualmente per gli studenti che da noi l'anno scorso, pur avendo un punteggio non elevato, 40 e qualcosa, non sono riusciti ad entrare mentre in qualche altra università sono entrati. Quindi questa è la graduatoria, potrebbe agevolare, ma indubbiamente uno deve puntare ad entrare nella sede dove ha scelto e quindi se risponderà, secondo le statistiche noi abbiamo intorno a 42-43 su 80, la cosa la si fa senza problemi. Quando tanti anni fa noi chiedevamo la facoltà di medicina e il presidente dell'Ordine dei Medici nazionale sostenne in una polemica che fece con noi che c'erano troppi medici, noi gli dimostrammo che nel 2020 i medici sono mancanti, anche perché la programmazione è tale che ovviamente il numero dei medici rapportato alla popolazione e ai bisogni della popolazione non è adeguato. Ma il problema non è che vanno in pensione i medici, è che giustamente i giovani oggi vogliono una professione che dia loro la certezza di un posto di lavoro e allo stesso tempo anche una professione che gratifica, e quella di medicina, del medico è una professione che gratifica.